Buongiorno, sono Jean-Michel Carasso. Oggi vi presento la tourte aux blettes, che in francese significa torta di bietole, è una specialità provenzale. Allora, gli ingredienti per questa tourte aux blettes, ovvero torta di bietole alla provenzale, sono pasta frolla profumata all'acqua di fior d'arancio, bietola saltata, il verde di bietola a listarelle saltati in olio e aglio, uvetta, pinoli, parmigiano, due uova, un succo di mezza arancia e mele a fettine, sale e pepe. Quindi cominciamo a mescolare insieme le bietole saltate e le mele a fettine. Aggiungiamo i pinoli e l'uvetta. L'uvetta può essere ammollata o no, come volete, tanto durante la cottura si gonfia ugualmente. Aggiungiamo il parmigiano, mettiamo il succo di mezza arancia, mettiamo un pochino di sale. Un po' di pepe, e aggiungiamo due uova intere, ed ecco a voi la preparazione della farcitura della torta, che è pronta. Allora, abbiamo pronta la nostra tortiera con la pasta frolla stesa dentro, sopra uno strato di carta da forno bagnato e strizzato. Mettiamo il ripieno dentro la torta. Eccoci qua. Poi prendiamo la pasta, il disco di pasta che serve per coprire, lo appoggiamo sopra al ripieno e con il bordo del sotto facciamo una bella chiusura. Ora prendiamo dell'uovo sbattuto con un pennello e gli diamo una bella pennellata in modo che esca dal forno perfettamente dorata. Adesso la inforniamo per mezz'ora, 30-45 minuti. Allora, la tourte aux blettes, ovvero torta alle bietole provenzale, è cotta. Adesso la dobbiamo lasciare raffreddare prima di sformarla, e quando sarà raffreddata bene la sformeremo. La tourte aux blettes, torta di bietole provenzale, è pronta. Quindi noi adesso la decoriamo un pochino con un po' di zucchero a velo, in questo modo, e la tagliamo per vedere come si presenta all'interno. Leviamo una bella fetta ed ecco a voi. L'impasto dentro è bello compatto. Bietole, mele e altre bontà.